Chiaramente, visto che uno dei due progetti di legge porta anche la mia firma, che è chiaramente strumentale ad accelerare l'iter di approvazione di questa ratifica ed esecuzione di una convenzione che da ben 11 anni giace lì, tant'è che è stato necessario l'anno scorso fare un protocollo di adeguamento di quelle che erano tutte alcune questioni tecniche, soprattutto quelle relative all'antiriciclaggio e alla trasparenza bancaria. Comunque, chiaramente il voto della Lega sarà favorevole. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di ristabilire non buoni ma ottimi rapporti di vicinato con quello che per noi è un partner storico, non solo per il Paese ma in particolar modo per un'area, la Romagna, il Pesarese, che grazie a questa vicinanza, grazie ai rapporti buoni, ottimi che c'erano nel passato, ha dato modo a migliaia di persone di poter trovare un'occupazione anche ben retribuita, che adesso è anche codificata in maniera diversa, codificata in modo tale che può essere addirittura un volano di sviluppo per questo territorio, concludo, perché regole chiare di rapporti di vicinato, non solo in materia fiscale ma a 360 gradi sul fare impresa, possono riportare quelli che adesso sono poco più di 5.000 lavoratori trasfrontalieri fra Italia e San Marino a quelli che erano qualche anno fa, cioè 7-8.000 persone, quindi dare anche una mano allo sviluppo e all'occupazione dei nostri territori. Grazie.